Tanto un saluto a tutti e un ringraziamento per essere stato invitato a parlare in questo convegno organizzato da Butterfly a Riccione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Io sono il presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, un'associazione che studia tecniche investigative e tra queste tecniche investigative si occupa da diversi anni di studiare anche le strategie rispetto allo stalking e alla violenza sulle donne. Collaboriamo con l'associazione Butterfly da qualche anno e partecipiamo agli eventi organizzati da Butterfly cercando di portare la nostra esperienza e di dare dei consigli alle donne che subiscono qualche tipo di violenza fisica o psicologica, soprattutto per riuscire a dimostrare poi nel corso di un processo quello che stanno subendo. Questo è il problema fondamentale. Moltissime denunce che vengono fatte da donne che subiscono varie forme di violenza, ripeto, sia fisiche che psicologiche, poi vedono il procedimento penale in qualche modo finire archiviato e proprio perché molto spesso non riescono a dimostrare in aula quello che è successo. Il nostro compito, il nostro ruolo come associazione non è tanto quello di accogliere le donne che hanno dei problemi, perché su quello noi non abbiamo né una struttura né una grande esperienza. Noi ci occupiamo di insegnare e dare dei suggerimenti su come realizzare una denuncia penale che poi regga nel momento in cui inizierà un processo. Ci sono molti modi per riuscire a dimostrare quello che è successo. Ovviamente, se si tratta di per una donna di violenza fisica, per certi versi è più semplice perché molto spesso le violenze fisiche lasciano dei segni e questi segni possono essere notati da un medico in un ospedale che può fare una certificazione, quindi può rimanere una prova di tutto questo. Per quanto riguarda le violenze psicologiche, quindi gli insulti, le minacce, le provocazioni, che sono forme di violenza attuati attraverso le parole, per quello ovviamente è molto più difficile dimostrarlo in un'aula di tribunale, perché là ovviamente valgono le prove, valgono gli elementi che possono essere dimostrati. Ma esistono delle tecnologie, degli strumenti che consentono di portare al processo anche e dimostrare anche delle forme di violenza psicologica. Mi riferisco per esempio alla possibilità di, qualora minacce o insulti vengano fatti attraverso un mezzo elettronico, per esempio il telefono SMS col cellulare piuttosto che messaggi sui social network, in quel caso è possibile acquisire queste informazioni prima che vengano cancellate, ovviamente, e portarle all'attenzione dei magistrati in una forma che sia legalmente riconosciuta. Sono attività che devono essere fatte ovviamente quasi sempre da tecnici specializzati, ma che poi garantiscano il fatto che questi messaggi, queste informazioni vengano attribuiti con certezza a colui che l'ha mandati, perché tutto quello che viaggia nel mondo elettronico, quindi sui telefonini piuttosto che sui social network, sono delle informazioni digitali, quindi per loro natura che possono essere cancellate, ma allo stesso tempo sono delle informazioni che, se acquisite in maniera tecnica da tecnici specializzati, rappresentano poi una prova difficilmente contestabile. Quindi, intanto, quindi ti ho spiegato quello che noi facciamo. Il nostro sito internet è criminologia.org, un sito molto, diciamo, che è in piedi da tanti anni, al cui interno vengono spiegate le attività che noi facciamo. Quindi chi vuole saperne di più su di noi va su internet e attraverso il sito trova i nostri contatti e mi riferisco anche per esempio a delle donne che hanno problemi di questo tipo. L'invito che faccio è quello di chiamarci per avere un consiglio su come muoverci, muovervi se sta succedendo qualcosa di questo genere, quindi se state subendo forme di violenza anche attraverso dei sistemi digitali, e noi possiamo dare sicuramente dei consigli gratuitamente, nello spirito dell'associazione, su come, diciamo,
riuscire in qualche modo a far finire tutto ciò. Vi auguro intanto un buon lavoro in questo sabato e durante questo convegno. Ringrazio ancora Clarissa Matrella e l'associazione Butterfly che mi ha dato la possibilità di parlare in una situazione di questo genere che a noi sta particolarmente a cuore. Vi rinnovo la mia disponibilità, mia e del gruppo di persone che lavorano con me nella mia associazione per problemi di questo genere. Una buona serata e un buon lavoro.